vuoi dire qualcosa? Vi presentiamo una candidata europea. Vuoi dire qualcosa? Quante lingue parli? Guardate, guardate la bellezza di queste persone. Sono 73 che sono stati eletti ovviamente da migliaia di cittadini che attraverso il web hanno votato. Io ho fatto le mie tre preferenze della mia circoscrizione, lei è una di queste, 73. La critica che fanno a queste persone qua, i giornali di sinistra, di destra, la stampa, è quella di avete eletto degli scontri. Chi sono? È il nostro valore aggiunto. Sono tutti sconosciuti alle procure. Invece di candidare, invece di mettere dentro il Parlamento gente che c'ha dietro un mandato di cattura come Genovese che porta 20.000 voti dentro il Parlamento e lo lasciano lì, lei si vergogna di qua, di fronte a voi, di dire che parla sei lingue. Si vergogna. Si vergogna. Il mondo è così alla rovescia. Avesse avuto sei avvisi di garanzia lo diceva al mondo intero. Ti cedo la parola. Ok, allora sì, scusatemi tanto, io ero andata a cambiarmi perché faceva freddo quando si sono presentati gli altri e volevo dirvi una cosa, volevo fare qualcosa di diverso, volevo ringraziare due persone velocemente nei due minuti che ho, anzi no, un gruppo di persone e un'altra persona. Oggi è il mio compleanno, compio 33 anni e forse non è un caso che mi trovo qua. Io ho superato veramente un periodo estremamente buio della mia vita, perché io ho vissuto all'estero per molto tempo, ho studiato in un programma internazionale, ho vissuto in diversi stati europei, poi sono tornata in Italia perché mia mamma ha avuto per la terza volta un cancro e ero in Campania e non trovavo lavoro, mi sono messa in gioco, ho creato un'azienda, ho aperto partita IVA in Italia ma non ce l'ho fatto, ho dovuto aprire partita IVA in Inghilterra per vendere dei prodotti dolciari in Inghilterra del commercio ecosolidale concepiti secondo modalità ecosostenibili e quando avevo finanziamenti ovviamente non ho potuto bussare a nessuna porta per ottenere né finanziamenti pubblici né privati e sono venuta a lavorare qua e ho trovato lavoro, quindi volevo ringraziare tutta la popolazione del Veneto dove ho trovato lavoro e che alla fine mi ha anche scelto come candidata portavoce per le elezioni europee e volevo dirvi che io sono estremamente vicina al dolore di questa terra, io sono scocciata di prendere il treno che si ferma per investimenti in linea di persone che si suicidano, una volta tre volte mi è capitato a Monselice, tre volte che si suicidavano persone, si suicidano perché qua continuano a chiudere aziende e chiude chi rispetta l'ambiente, chi rispetta il diritto del lavoro, io volevo stampare i manifesti, volevo stampare i volantini, ho chiamato ad un'azienda di Padova che fa carta riciclata ecologica, non mi rispondevano mai, alla fine mi ha risposto un usciere per dirmi che erano in liquidazione, basta, dobbiamo andare in Europa per cambiare questo perché la politica commerciale non è di competenza dell'Italia, è di competenza dell'Unione Europea e quindi dobbiamo farlo lì e dobbiamo farlo insieme. E poi volevo anche ringraziare Beppe, grazie per essere stato il papà adottivo di un'intera generazione che aveva perso la speranza e di aver avuto la forza che a un certo punto i nostri genitori non hanno più avuto di manifestare e metterti in gioco, è la verità. Questo non era preparato per dire anche ai miei familiari che qualcuno vota ancora PD e ritiene ancora che noi siamo burattini nelle mani di Grillo, siamo manovrati. Io non dovevo dire questo stasera, è la cosa che mi è venuta da dire più spontaneamente quando vi ho visto qui. Allora vi ringrazio e buona serata. Grazie a te. Una notizia, il TG1 ha già mandato la ripresa della piazza quando pioveva, che era vuota.